Eccoci qui, siamo su Cold Waters, continuiamo la nostra guerra, diciamo così, contro la Cina. Dunque, cosa è successo? Niente, mentre mi stavo spostando ci hanno intercettati. Infatti abbiamo un contatto sonar a 322 e l'abbiamo designato Sierra One. Quindi andiamo a rivedere gli ordini di quello che dovevamo fare. Che era intercettare un gruppo di sottomarini di attacco che stanno operando in un'area a circa 100 miglia a sud-ovest della Sud Corea. Però nel fare questo ci hanno intercettati, quindi scendiamo, entriamo nel nostro sottomarino pronti ad andare in silenzioso. Top, less than 50 feet below the keel. Rig ship, you're ultra quiet. Making turns 4, 5 knots. Ma non era Sierra 1, scusami. Ah, eccolo qua, Sierra 1. Con sonar new contact bearing 2, 4, 4. Designated Sierra 3. Con sonar new contact bearing 2, 2, 8. Designated Sierra 4. Però si fa complicata. Dunque abbiamo Sierra 2. Va bene, cerchiamo di intercettare questo bello lontanozzo. Riconosco quelle due frequenze nel waterfall display. E allora, ecco, tipo questo, vediamo. Una luda potrebbe essere, ma non riesco a capire se coincidono al 100%. Questa no, direi. Io ci provo. Con sonar Sierra 1 is classified as escort. Allora, dirigiamoci qui. Come right to 2, 2, 8, helm I. Allora, abbiamo il fondale veramente vicino, cioè è a 71 metri, infatti lo intravediamo qua. Quindi proviamo a scendere un po'. Con sonar, Sierra 3 is classified as make depth. Top, less than 50 feet below the keel. Intanto mi hanno identificato anche una Yangwei. Yangwei, non so insomma come si pronunciano. Poi abbiamo mercantile. E quindi le navi nemiche paiono essere solo due che ci hanno intercettato. Intanto noi stiamo scendendo verso il fondo. Poi niente, andremo a sparare i nostri siluri perché abbiamo già trovato la rotta delle due navi nemiche. Dunque andiamo a girarci così, ok, e sì, spariamo. Devo stare attento perché ci sono vicini dei mercantili. Oh oh, come mai non sono riuscito a sparare il siluro? Cosa ho combinato? Bella, molto bella, ma io non volevo fare questo. Vediamo l'altra. Bella, molto bella. Sierra 5, un altro. Un attimo solo. Ah, questo. Ok, va bene, dai, qua dobbiamo lanciare siluri. Come mai prima non sono riuscito? Cosa ho sbagliato? Allora, torniamo qui. E lanciamo il siluro.
Ah, ecco, adesso ho capito. Ok. Ok, tutto rego. Via. Come torpedo by tube 1. Prepariamo siluro 2 e lo lanciamo. Come torpedo by tube 2. Sempre pregare che i nostri siluri non si schiantino sul fondale. Una maniera per evitarlo è quello di salire, cioè lanciarli praticamente da più in superficie, oppure settare qui le profondità, ma in teoria ci dovrebbero essere ancora 10 metri sotto il loro percorso, sotto la loro pancia. Allora, vediamo se riusciamo a fare una bella copertina. Ok, può essere. Eccola qua la porta container, l'altra, ok, questo è un trasporto, questa, una petroliera, bellissima, veramente bella. Allora, la Luda sta virando. Probabilmente si è accorta che sta arrivando un pericolo. La Jiangwei sta virando, e di molto anche. Ha rallentato, adesso sta accelerando ancora. Forse aveva paura nell'incrociare la porta container. La Luda sta veramente facendo la dispettosa. Siluro 1 è ancora in strada, diciamo, giusta per arrivare a impattare con la Jiangwei, mentre il 2 direi che non ci siamo per andare sulla Luda, e quindi proviamo a modificare la rotta. Andiamo all'inseguimento tipo.
mi si attiva proprio lì. Andiamo sulla Jiangwei. Modifichiamo la rotta del siluro per evitare di colpire la porta container che è proprio lì davanti. Il siluro è in zona, il mercantile porta container non, veramente non modifica la rotta, chiaramente non può accorgersi di cosa sta succedendo non essendo dotato di sensori. Luda sta tornando sul suo percorso. Non ho proprio capito questa manovra. La Jiangwei è munita di elicottero che per adesso non è decollato. Anche se qui vedo un sensore, ma forse è stato lanciato da un aereo. La Jiangwei sta procedendo a 17 nodi, no, 17 chilometri, nodi, e può andare a 28, quindi non è a piena velocità. Ma guarda testo mercantile. Luda ha ripreso una rotta veramente strana, quindi devo cambiare la rotta del siluro 2. Ha ripreso la sua rotta originale, praticamente ha fatto un giro su se stessa. Oku sta ancora cambiando rotta? Oh, insomma, dai però, allora cerchiamo di anticipare, secondo me verrà qui. Di brutto, ci penseremo dopo. Andiamo sulla Jiangwei, come non detto. Eccoci, anche la Jiangwei sta modificando la rotta. Due nodi, quindi accelerato. Andiamo a correggere un po' la rotta del siluro. Anche del numero 2.
sembra che mi legano nel pensiero. Sì, dove l'hai buttato? Sì, sono quasi lì, ma non proprio lì. Torniamo sulla Jianwei. Voglio tenere d'occhio anche il mercantile. Allora, dov'è la Jianwei? E qua mi sta cercando di distrarre. Allora, attenzione che qui rischiamo di andare a colpire la porta container. Ok, pronti a guidare, a filo guidare siluro 1. Sonar, noisemaker, bearing 2-0-3. Ok, andiamo. Sonar, lost contact, 0-2. Ho persino passato paura. 0-3, contact breaking up. Siamo riusciti a evitare il noisemaker e a colpire la Jianwei. Allora, occhi puntati sulla Ludo. Luda, Luda, eccoti qua. Ricarichiamo intanto questo siluro. Secure ship, ultra quiet. È andato tutto bene, non abbiamo colpito la porta container. Vorrei solo capire cos'è Sierra Six. Spero non sia un sottomarino nemico. Dopo indaghiamo. Intanto pensiamo alla Luda. Gun torpedo room, tube one ready. Il nostro siluro è pronto nel tubo. Rilancio. Quello cos'è? L'aeroplano? Sì. Allora, andiamo sulla Luda. Accelerando.
attivare il siluro abbastanza lontano, chiaramente sarà più facile per la Luda eluderlo. No, troppo, lo devo far avvicinare un po'. Così, era troppo lontano. Meglio da qua. E lo facciamo subito curvare appena si attiva. Esatto, così. E glielo mettiamo in coda. E mi sa che sei spacciata se tutto va bene. Sierra 1, last bearing 192, contact breaking up. Esatto, adesso puntiamo gli occhi su Sierra 6. Non lo riesco a sentire Sierra 6. Cambiamo rotta. Come left 2. 190 Helm I. Ricarichiamo il tubo. On torpedo room, tube 2, ready. Rig ship, ultra quiet. Sono messo silenzioso al nodo per vedere di dire chi è Sierra 6. Tra l'altro io credo che possiamo mettere fuori il tow da Ray, che magari ci aiuta. Con helm, steady course. Niente, non posso metterlo fuori perché non ci sono condizioni sicure per farlo. Quindi adesso valuteremo se attivare il sonar attivo per effettuare una ricerca e capire dov'è e chi è Sierra 6. Andiamo a vedere sotto. Arriverà a toccare terra il fondo quasi subito. Non credo ci sia tanto fondale qua. Insomma, 118 metri mi sembrava meno fondo. Allora, andiamo sul nostro sottomarino. Con sonar Sierra 7 is classified as merchant. Sì, fino a qua lo sapevamo, ma Sierra 6, scusa? E poi, dov'è Sierra 6? Vediamo se posso mettere fuori il towed array. Deploy the towed array. Aye, aye, sir. Ma adesso pare di sì. Eccolo qua il cavo che esce. Questo. È un cavo che praticamente è ricoperto di sensori microfonici, anzi, cioè, detti idrofoni. È lungo anche un chilometro. Ed è attaccato
a queste estremità per non andare a incagliarsi, insomma, nell'elica, per non andare a, diciamo così, arrotolarsi. Ora, io non rilevo nulla. Proviamo a cambiare un po' rotta verso qua. Come left to 157 Helm I. Silenzio di così non possiamo fare, quindi siamo perfettamente in ascolto. L'unica cosa che rimane da fare è provare il sonar attivo. Non riesco a selezionarlo, Sierra Six, appunto, perché praticamente è apparso solo una volta, ma in questo momento non sentiamo nulla. Potrebbe essere un sottomarino. Con, helm, steady course. Fermo lì, in silenzio. Allora, tiriamo dentro il towed array. Retrieve the towed array. Aye, aye, sir. Proviamo il sonar attivo. Con, sonar, lost contact. Sierra, 5. Last bearing, 1, 8, 5. Contact faded. Sì, ci sta, perché avendo tirato dentro il towed array non arriviamo più a sentire fino là. Allora, ping. Con, sonar, switching to active search. Ok, eccolo qua. Con sonar regain. Come right to 174 Helm I. Sierra 6, chi sei? Sei un sottomarino? Allora. Così abbiamo rivelato anche la nostra posizione. Infatti. Allora mi conviene spegnere il sonar. Con, sonar, switching the passive search. Sembra questo. Con, sonar, lost contact. See ya. Con, helm, steady course. Make turns for 5 knots, maneuvering eye. Probabilmente è un sottomarino della classe Song. Con, sonar, regained contact on Sierra 6, bearing 1, 7, 4. Secondo me è questo, io ci provo. Con, sonar, Sierra 6 is classified as submerged submarine. Il bello è che non sono sicuro. Sappiamo che qua, ma ancora non bene. Con, sonar, lost contact. Sierra 6. Last bearing 1, 7, 4. Contact faded. Proviamo ancora il towed array. Deploy the towed array. Aye, aye, sir.
forse abbiamo un buon... Con sonar regained contact on Sierra 5, bearing 185. Sta pingando, ma non sappiamo la sua rotta e neanche se la posizione è corretta. Forse adesso. Comunque, se anche non è un Song, è un sottomarino, quindi questo siamo sicuri. Quindi io direi di lanciare. Qua in zona, poi vediamo. Con torpedo by 2-1. Vorrei andare sul siluro, eccoci qua. Esatto, eccolo qui, è proprio sottomarino classe Song, 2250 tonnellate, 74,9 metri. E sta pingando, 60 membri d'equipaggio. Con sonar lost contact, Sierra 6, last bearing 175, contact faded. Ok, abbiamo ancora il towed array. Per farlo funzionare meglio proviamo a metterci a 45 gradi. 119 helm I. Ma siamo sicuri che così vicino? Potrebbe essere. Allora, weapon qui. Più lontano e conosciamo anche la rotta adesso. Sonar lost contact. Sierra 6. Last bearing 175. Contact faded. È veramente silenzioso, veramente silenzioso. 111 decibel. E ha un rivestimento anecoico, chiaramente, però è veramente silenzioso. Più in profondità del nostro siluro, almeno così sembra. Sonar lost contact. Sierra 6. Last bearing 176. Contact faded. Continuiamo a perdere contatto. E adesso
aspetterà il compito di rilevarlo al sonar del nostro siluro. Sierra 6, bearing 1, 7, 6. Appena diventa attivo, inizierà a tracciare la rotta per arrivare al bersaglio. Dunque, vediamo, prevedo che farà così, va bene. Manca poco. Avvicinando al momento dell'attivazione. Male, molto male, ha risposto al fuoco, se ne è accorto. Allora, facciamo un giochetto del genere. Rimani sul son, grazie. Scendendo di brutto. Il nostro siluro è ormai arrivato e pronti a comandarlo. Possiamo togliere questo per una maggiore visuale. Allora, tac e via, inizia la caccia. Con sonar, noisemaker bearing 183. Con sonar lost contact, Sierra 6. Last bearing 183. Contact breaking up. Come right to 180 Helm I. Secure ship, ultra quiet. Ed eccolo qua sul fondale. Torniamo sul nostro. Allora, abbiamo il fondo 107, io devo scendere. Make depth 200, dive by. Make depth 91, dive by. Non voglio farmi colpire, non voglio. Gun torpedo room,
Rick ship, the ultra quiet. Con sonar lost contact. Sierra 3. Last bearing 282. Contact faded. Make depth. 7-6, dive high. Con helm, steady course. Allora proviamo a scendere ancora di più. Passing 300 feet. Ecco, io direi di fermarci qua intorno. Sui 102 metri. Sperando che questi siluri non ci trovino o si schiantino sul fondale come solito. Ci resta che attendere. Come right to 184 helm I. Ho visto adesso. Ciao Andrakos, bentornato a te. Periodo molto impegnato di lavoro questo, ma quando posso. Con helm, steady course. Attesa lunga e snervante per aspettare che questi siluri si decidano a esplodere. Centodiciassette. Proviamo a scendere un altro po'. Andiamo a stabilizzarci. Siamo scesi usando le casse, diciamo così, di zavorra, il sistema di ballast. Questo qui mi preoccupa, un po' vicino. Un altro po'.
Passing 400 feet. Accidenti. Che paura. Credevo di essere andato al suolo, ma mi sembrava strano. Ciò non è successo. E ci sta passando a fianco. Eccolo là. Sarebbe pericolo scampato, ma bisogna stare attenti perché ci mettono un attimo a rilevarci e a puntarci addosso. Ok, è ancora attesa. Dai, che è finito il carburante, su, dai, che vi andate a schiantare al suolo. Andiamo a vedere questo. Guarda come cerca. E non era neanche la mia missione, sono stato solo intercettato. Uffa, uffa, uffa. Dai, schiantati, ormai sei vicino al suolo. I tuoi sensori di prossimità non ti fanno saltare. Uno è saltato. Adesso tocca a te. E poi anche a te. Ok. Bene. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere se riusciamo a uscire dalla missione. Direi proprio di sì. Allora, lascerò il combattimento dopo. Intanto vi ringrazio per averci scelto. Ciao, alla prossima.